Amici telespettatori, buongiorno, siamo qui con alle spalle il mercato di via Galileo Galilei, sede di un mercato rionale che si effettua il sabato mattina. Perché siamo qui? Perché in realtà le regole anti-Covid stabilite per i mercati rionali raramente vengono rispettate. Analizzeremo il problema qui con la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, Viviana Lomonaco. Viviana, dici in breve quali sono le principali violazioni alla normativa in merito. Rispetto a quello che è previsto già da oltre sei mesi dalle ordinanze del sindaco, dell'amministrazione comunale, da una delibera di giunta che ha anche allegato un vademecum che fa parte integrante della delibera, e sono previste delle misure di sicurezza che devono rispettare da una parte l'amministrazione comunale e dall'altra gli stessi commercianti al dettaglio sul suolo pubblico, nelle aree pubbliche. Il problema è che non viene rispettato il distanziamento. Non tutti hanno ovviamente igienizzanti e mascherine, ma al di là di questo c'è una mancanza di controllo proprio per le misure fondamentali. L'amministrazione non aiuta i commercianti, soprattutto quelli in regola, quelli che sono i veri assegnatari. Sì, perché l'amministrazione aveva degli obblighi in questo senso, poi li vedrete dalle immagini, se questi obblighi sono stati rispettati o meno, giudicherete voi. Viviana, ce ne vuoi parlare? Sì, ci sono delle transenne o dell'adesivo bicolore, biadesivo, che dovrebbe essere posizionato la mattina alle 7 a cura proprio delle maestranze del COIME, di Reset, e che dovrebbe essere poi tolto, alla fine del mercato, quindi alle 14. Abbiamo anche teoricamente delle aree di calma che dovrebbero essere individuate per evitare proprio gli assembramenti, anche per i cittadini, per gli avventori dei mercati, che chiaramente vanno lì, tutti lo siamo stati, siamo anche clienti dei mercati, ma non ci sono le aree di calma previste, come devono esserci davanti le scuole, devono esserci nei mercati, nelle aree all'aperto. Non ci sono gli annunci sonori della protezione civile, che sono anche questi previsti per norma dell'amministrazione. Non li abbiamo mai sentiti, questi annunci che invitano a mantenere il distanziamento, tutte le precauzioni per la sicurezza in un momento di emergenza. Una cosa, sì. È una situazione che riguarda soltanto il mercato di Via Galilei o riguarda tutti i mercati rionali che ci sono a Palermo? Purtroppo abbiamo potuto constatare che è una situazione generalizzata. È una situazione generale, soltanto che magari nei mercati che si trovano, che sono più trafficati perché si trovano a ridosso della strada, no? C'è una piazza, però di fatto poi le assegnazioni sono state fatte in modo anomalo, sembra anche di capire, perché ci sono anche le piste ciclabili che ospitano delle bancarelle che vendono appunto merce al dettaglio, ma queste bancarelle appunto si trovano o sui marciapiedi o sulla strada o sulle piste ciclabili. Dovrebbero esserci delle associazioni, peraltro anche di volontariato, dei protocolli d'intesa fatti con le associazioni per aiutare l'amministrazione, la polizia municipale, che da sola non può fare tutto, è normale. Quindi dovrebbe esserci un controllo diretto. Peraltro è citata la Pro Service, che io onestamente non so che società sia, che avrebbe partecipato a una gara e che dovrebbe supportare in questo lavoro di vigilanza e di contingentamento per l'ingresso appunto nei mercati. Come mi muoverete per far rispettare quello che è il regolamento dei mercati rionali? Allora, noi intanto stiamo facendo alcuni approfondimenti, perché abbiamo potuto vedere che ci sono delle ordinanze anche di affidamento diretto per servizio di guardiania e controllo a soggetti terzi presso i mercati rionali. Quindi abbiamo individuato alcune determinazioni dirigenziali con le quali si affida all'esterno entro una soglia, quindi non è necessario, non è come per la Pro Service che c'è stata una gara, ripeto, anche se non abbiamo ancora individuato dettagli sul sito del comune, quindi abbiamo interrogato l'amministrazione per capire di cosa si tratta, sia per quanto riguarda la gara, quindi che somma c'è, che tempi ci sono, cioè per quante ore era prevista la guardiania, e poi anche per quest'altra società per cui è stato fatto un affidamento diretto, quindi entro la soglia dei 5.000 euro, anche se sono due
diverse determine. Quindi noi intanto approfondiremo questo aspetto, perché ripeto, il problema non è di coloro che sono in regola, ma di tutto quello che succede all'esterno anche, e soprattutto è fondamentale anche prevenire la sicurezza sia per l'igiene proprio degli alimenti e di tutto che vengono tenuti all'aria aperta, che comunque è necessario quindi avere delle norme rispettate, anche per la sicurezza però dei cittadini, dei passanti, di chi attraversa il mercato, perché praticamente non vi è più lo spazio neanche per camminare, per qualunque residente, cittadino, le ambulanze, se abbiamo un'emergenza per un cittadino che abita lì dentro quella piazza, per esempio, è anche impossibile. E quindi noi ci muoveremo certamente con, intanto in questi due mesi, oltre a, diciamo, già 6 mesi fa, e poi abbiamo continuato ad alzare diciamo, accendere i riflettori, alzare l'attenzione su queste cose. E a questo punto io ho chiesto già al Presidente del Consiglio comunque un'audizione del comando della Polizia Municipale, perché ho bisogno di capire se loro hanno chiesto ufficialmente un intervento, anche di diciamo un supporto anche alla diciamo anche dell'esercito, se fosse necessario, perché va controllato. Fermo restando che adesso in zona rossa presumo che soltanto diciamo chi vende generi alimentari sarà autorizzato a essere qui, ma io sono per l'apertura dei mercati, non per la chiusura. Noi siamo per l'apertura, però nel rispetto di tutte le regole del distanziamento sociale e del pagamento ove necessario, cioè ci devono stare tutti quelli che sono autorizzati.